io l'ho già letto, ma devo citare, però io non penso che dobbiamo fare la campagna su né prima dobbiamo farla né adesso dobbiamo fare campagna delle primarie discutendo delle regole. Le regole ci sono, credo ognuno, io anch'io cosa penso, dopodiché penso che il primo punto su cui io sono molto d'accordo con quello che diceva Giorgio, io considero le primarie un fatto che ha di grande valore. Per diverse ragioni che poi provo a spiegare, però io voglio dire che accanto alle primarie per le cariche burocratiche, chi vi parla è uno dei fondatori di un partito che è nato sulle primarie. Cioè, le primarie sono la scelta che noi abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo provato a costruire un partito nuovo, davvero nuovo, cogliendo la necessità di ricostruire, non solo di rinnovare un partito, di rinnovare i partiti, di rinnovare il sistema politico, ma anche l'idea di costruire, ricostruire il rapporto con i cittadini, quindi dando un grande strumento di partecipazione con i cittadini. E io credo che il fatto che il segretario del Partito Democratico nazionale e i segretari regionali siano eletti con primarie aperte a tutti coloro che si dichiarano non solo iscritti ma elettori del Partito Democratico sia un fatto qualificante, sia il DNA del Partito Democratico, sia un fatto di grande valore, mette in luce l'idea di democrazia, di sistema politico che ancora è in luce, però noi abbiamo. Ora, detto questo, io penso che le primarie siano un grande fatto politico e abbiano un grande valore generale, e lo voglio dire che si vincano e si perdano, danno forza a chi le fa, danno forza alla coalizione che sceglie questo strumento, e lo danno soprattutto, e danno, consentitemi di dire questo, danno forza alla politica. Cioè, in una fase in cui lo è inutile che stiamo qua a raccontare quali sono le ragioni per cui i cittadini considerano i partiti come qualcosa di quasi dannoso, è inutile stare qui adesso, lo sappiamo tutti quali sono le ragioni per cui c'è una distanza grandissima tra i cittadini e la politica. Io credo che recuperare l'elemento dei partiti come strumento di partecipazione politica, che mettono nelle mani dei cittadini, degli elettori, scelte importanti come quelle che riguardano la leadership, sia un elemento che aiuta a risalire una crina, aiuta a ricostruire una credibilità, oltre ad aiutare a rinnovare i partiti, aiuta e ha aiutato, perché io sono convinto che le primarie sono state e sono non solo un elemento mobilitante, ma sono state quasi sempre uno strumento che ha dato forza poi al candidato, alla coalizione. Se io penso alla vicenda milanese, penso a cosa è stata la vicenda milanese, a come è stata anche dura e difficile la battaglia tra Pisapia, Stefano Boeri, Onida, e quanto invece abbia prodotto di capacità poi dopo, nel secondo turno, quando siamo andati alle elezioni con il candidato scelto dagli elettori, abbia dato di forza, di credibilità, di capacità di promuovere impegno quella scelta. Beh, io penso che le primarie siano state una cosa molto importante, sono importanti in una fase di crisi, sapendo che
Le primarie sono più importanti, hanno un valore maggiore, più sono credibili. E sono più credibili, più la contendibilità è reale. È vero, ha ragione. Noi abbiamo fatto. Non sempre le primarie, soprattutto quelle nazionali, sono state primarie in cui c'è una contendibilità reale. Cioè, ma sono quasi sempre state primarie conservative. A parte la primaria, però è un altro genere, dell'ultimo congresso del Partito Democratico. Quello diverso. Sul resto, le altre sono quasi sempre state primarie confermative. Oggi andiamo davvero, e io credo che questo possa aumentare la credibilità complessiva della coalizione. Ora, e penso che l'altro elemento che garantisca la credibilità è l'apertura. Allora, su questo io voglio dire, l'apertura è stata una scelta sollecitata, ma è stata una scelta voluta. Noi abbiamo costruito uno statuto che non era, anche alla luce delle cose che aveva detto, che ha detto prima Terlizzi, non era campato in aria. Cioè era l'idea che chi vince le primarie nel Partito Democratico viene scelto dagli elettori come il leader del Partito Democratico, automaticamente è il rappresentante del Partito Democratico, almeno è il rappresentante del Partito Democratico quando fai le primarie di coalizione. Quella scelta non era una scelta di chiusura, era una scelta coerente con quello che c'è. Io penso che abbiamo fatto bene sabato l'altro a scegliere di cambiare questa regola, o meglio di sospendere questa regola, di derogare questa regola. E abbiamo fatto bene perché in questa fase, io credo noi dobbiamo mettere in campo una forza politica, una coalizione che non ha paura, che ha il coraggio di rischiare, che ha il coraggio anche di cambiare le regole rischiando. E devo dire che il segretario del PD ha voluto questa scelta proprio per questo gioco, per dare un segnale esterno. Non è stato un atto di generosità nei confronti di questo o quel candidato, è stato un atto volto a dare un messaggio esterno forte. Detto questo, io vorrei insistere su questo, non mi trovo d'accordo con lui. Cioè, l'unica regola che è cambiata è questa qui, perché ho visto le regole l'altro giorno. Le regole in cui si svolgeranno le primarie sono le stesse che hanno determinato le altre primarie. Da sempre chi vota entra nel seggio, si iscrive, si versa l'obolo deciso, firma la liberatoria. È chiaro? Questo è successo. L'altra cosa è il doppio turno, cosa che di fronte a tanti candidati a delle primarie aperte è giusto, perché io credo che dire che il candidato del centro-sinistra debba avere almeno il 51% dei consensi degli elettori del centro-sinistra sia una cosa, alle primarie sia una cosa giusta. Sì, è vero, solo chi partecipa al primo turno può di regola partecipare al secondo. Io poi sono convinto, lo verificheremo alla fine, che le deroghe previste saranno molte e a nessuno verrà, anche perché conosco il corpo di coloro che organizzano le primarie, verrà impedito. Però io credo che un messaggio, un segnale, che regole ci sono nel momento in cui... Io penso, Giorgio, io penso che capisco il ragionamento, si può scegliere anche sulla base di chi porta via più voti al centro-destra, benissimo. Altro è dire che io accetto l'idea che un elettore che non vota e non voterà il centro-sinistra o il PD possa venire a votare.
la dichiarazione sul fatto che ci si impegna a votare il centro-sinistra e il candidato che uscirà da quella posizione è una dichiarazione, secondo me, giusta, così come l'abbiamo, che abbiamo sempre, sempre fatto. Io poi penso, sinceramente, no, l'ho detto perché voglio dire un'altra cosa. Dall'altra parte io trovo il terrore che c'è stato in alcuni momenti dell'inquinamento esagerato. Dice Fassino, che è uno dei miei mentori, dice: ma se votano 4 milioni di persone non c'è inquinamento che tenga. Quando votano 4 milioni di persone, chi è più forte vince. Non è che qualche decina di migliaia di elettori del centrodestra modificano il quadro. No, l'ultima cosa che voglio dire, una la voglio porre alla discussione. La prima è questa: io sono molto d'accordo, c'è un principio che io condivido nelle regole che ci siamo date. Chi partecipa alle primarie, e trovo che il fatto che Tabacci abbia detto no a questo prezzo, io non partecipo. Cioè, l'idea che ci deve, tutti i candidati condividano una carta di identità, un manifesto, cioè un impianto programmatico, è giusto, è necessario, è doveroso. Cioè, l'idea che chi vince poi si fa il programma è un'idea che io non riesco a condividere, perché non siamo più nel campo delle primarie, non siamo più in un campo in cui mettiamo insieme una coalizione, la cementiamo su un documento politico e poi chi vince, tutti si riconoscono in chi vince sulla base di quel documento politico. Chi vince fa il programma che vuole, credo che non abbia l'effetto di unire una coalizione, rafforzare una coalizione, come potrebbe avere, come invece la strada che abbiamo scelto. L'ultima cosa che voglio dire è questa: noi siamo proprio sicuri che in questo paese, quando avremo delle leggi elettorali un po' più stabili, se avremo, e spero che sia così, delle leggi elettorali che continueranno a prevedere cariche monocratiche per i comuni, per le regioni, per, e anche per il governo del paese, non sia utile dentro la necessaria legge sui partiti, che finalmente applichi la Costituzione e dia le regole su come devono funzionare i partiti in termini di partecipazione, rappresentanza, utilizzo dei fondi, eccetera, eccetera, non ci possa essere anche, non dico una normativa rigida, ma un minimo di riferimento normativo per come organizzare le primarie a garanzia di tutti. Grazie.